Emiliano Tinti, 47 anni il 28 febbraio, campione di sci e di nuoto agli Special Olympic con tanto di record nello stile delfino, oltre a una grande passione per il teatro e l'animazione. Dopo aver vissuto per 40 anni a Zagarolo, nella città metropolitana di Roma, si è trasferito con la sua famiglia a Pesaro, dove continua ad essere un vero campione nello sport e nella vita. Infatti, la sindrome di Down non è mai stato un ostacolo per Emiliano, che ha sempre bruciato le tappe. Come ci racconta mamma Maria Domenica, di solito chi ha la sua stessa sindrome cammina verso i 2 anni e mezzo. Lui invece camminava già a 17 mesi. A 1 anno e mezzo non faceva più la pipì addosso, si vestiva e mangiava da solo. Ha frequentato il nido con metodo Montessori, che lo ha aiutato tanto nell'apprendimento, ed è sempre riuscito a farsi voler bene da tutti. Molto ordinato e altrettanto possessivo per le sue cose, Emiliano ha conquistato ben presto la sua autonomia, tant'è che sin da ragazzo si spostava da solo con i mezzi pubblici locali. Tutto filava liscio, sempre circondato dall'amore dei suoi cari, fino a quando nel mese di dicembre è risultato positivo al Covid. Le sue condizioni sono sembrate sin da subito gravi, tant'è che a metà mese è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Salvatore. Una lunga battaglia che è durata fino al 26 gennaio, quando finalmente è stato dimesso dall'ospedale. Proprio dai sanitari sono arrivate le prime parole di gioia e di speranza, ma anche di orgoglio. È un uomo speciale, hanno detto, godetevelo. Come sta suo figlio? Bene, bene, risponde bene, sono soddisfatta di quello che hanno fatto i medici, insomma me l'hanno ridato, questo figlio, perché ormai per me era come se non c'era più, insomma. Quindi adesso è a Rimini, si sta riprendendo? Questo ospedale che si chiama Sole sul Mare è un ospedale, una clinica riabilitativa dove ci vanno tutte le persone che purtroppo sono soggette, escono dal coma, incidenti, ospedale come Emiliano e tante altre cose, eccoli. In queste settimane c'è stata tanta vicinanza, tanti attestati di solidarietà. Sì, sì, molti. Da quando lui è entrato in ospedale, dall'intensivo, subito, io non potevo vedere niente. Lui, poverino, che amava tanto il Natale, Capodanno, Befana, cioè, l'ha fatto tutto dormendo. Poi gli hanno fatto la tracheotomia, insomma, una vista di cotte e di crude. Poi quando si è ripreso gli è venuto un embolo polmonare, anche quello, insomma, tante altre cose, ecco. Però c'è stato un grande lavoro dei medici e anche gli amici che hanno inviato dei video. Gli amici dal Veneto, dalla Calabria, dalla Basilicata, dal Lazio, notizie, infatti è stata una cosa commovente. Ecco, anche da un camping di Fano dove lui tra l'altro fa l'animatore. Dove lui, perché lo posso dire, Emiliano è un gran ruffiano, tanto è una parola che va in... Lui dove va è un animatore nato da piccolo, ha avuto sempre... Infatti da piccolo era sempre un bambino goliardico che faceva ridere tutti. Io dicevo, nel Medioevo tu avevi lavoro assicurato, giullare. Ecco. E allora siamo andati in questo camping perché lui per tanti anni ha lavorato in Basilicata, faceva l'istruttore di nuoto, l'animatore, quello quell'altro. Poi con il Covid si è smorzato tutto perché questi lavoravano con i campi scuola di conseguenza. E così si è adattato questo camping a Fano proprio. E ha visto l'animazione e lui tu come ha fatto lui, è preso, è entrato e dopo 2 giorni faceva parte dell'animazione. E gli amici quando hanno saputo che lui ha avuto questo grosso problema, tutto quanto, gli hanno fatto un filmato, io gliel'ho fatto vedere venerdì scorso, dopo quasi 2 mesi l'ho rivisto. È stato un momento di gioia e di commozione, immagino. Sì, sì. Lui poi mi ha guardato stupita, come per dire, ma tu chi sei? Io avevo la cuffia, il camicione, i guanti, dice, questa è la voce di mamma, però... Non la riconosceva. Sì, faceva finta perché è un grande attore. Ciao Emiliano, sono la Noi del Camping Fano. Spero ti rimetti presto e soprattutto voglio che torni a lavorare con noi e col nostro team dell'Arfan, divertirci tanto tutti insieme. In questi 2 mesi sono stati importanti per voi anche dei momenti di preghiera. La preghiera vi ha aiutato tanto? Allora, sono stati importanti ma molto difficili, come aver vissuto in un incubo e dal quale non si vedeva la luce, perché comunque la preoccupazione era molta. Io mi sono rivolta a Gesù, alla Madonna e anche a mio cognato che non c'è più, che io considero il mio angelo. E anche tutti gli amici hanno pregato molto. E io penso che i medici sono stati eccezionali. Hanno seguito mio fratello in tutto e per tutto, l'hanno coccolato, sono stati sempre molto attenti. Hanno fatto un lavoro enorme, grandioso, e però
penso che è stato anche il cielo, Gesù, insomma, è stato aiutato, è stato miracolato secondo me, perché da come era andato all'inizio in ospedale sembrava non ci fosse speranza. E invece piano piano i medici hanno trasmesso fiducia e serenità fino all'annuncio ufficiale del trasferimento di Emiliano a Rimini. Proprio ho detto, caspita, ce l'ha fatta, ecco. Però devo dire, la sera che l'hanno portato in ospedale, lui è andato via con un'umiltà, zitto, zitto. Io però dentro di me sentivo che sarebbe tornato, ecco. E così è stato. Sì.